Cari amici, ma soprattutto care amiche appassionate di fotografia digitale che tanto amate Lightroom, eccoci al nostro nuovo appuntamento dedicato per l'appunto al nostro modulo di sviluppo di Lightroom. Quest'oggi ci occupiamo di una funzione che è a dir poco unica per quanto riguarda il nostro sviluppatore di RAW, ma non solo, ovviamente. Stiamo parlando delle copie virtuali. Copie virtuali che cosa sono? Prendiamo un esempio molto semplice, molto pratico. Abbiamo questa immagine che è l'originale che abbiamo scattato e vorremmo fare una serie di elaborazioni, di approntare una serie di impostazioni di sviluppo con il nostro Lightroom, ma avendo sempre a disposizione il nostro originale in tonso. Qualcuno potrebbe dire, beh, c'è sempre la funzione prima e dopo che abbiamo già visto, per cui facciamo dello sviluppo sulla foto e ci confrontiamo poi con il prima e il dopo. Sì, questo è vero, però cosa succede se noi avessimo bisogno di più versioni della foto? Vi faccio un esempio: potremmo aver bisogno di una versione in bianco e nero, oppure di una versione in cui i controlli della luminanza siano stati toccati in maniera particolarmente importante, e potrei aver bisogno di una versione in bianco e nero in cui, per esempio, posso aver impostato, come in questo caso, magari una curva di viraggio particolarmente dura, se vogliamo definirla così, ecco, per rendere ancora di più questo riflesso, questa particolare dettaglio della nostra immagine. Il tutto però conservando il mio originale. E qualcuno potrebbe di nuovo aggiungere come obiezione: beh, faccio diverse copie di questo file e lavoro su ogni copia distinta. Sì, anche questa è una possibilità, però valutate, per esempio, come in questo caso, che stiamo lavorando su un file RAW che è come dimensioni superiori ai 25 mega. Se incominciamo a fare tante copie dello stesso file, non so quanti hard disk abbiate voi a disposizione, ma io non ne ho tantissimi, quindi devo fare i conti con lo spazio e con le risorse della mia macchina. Quindi ci deve essere per forza un modo più intelligente, più economico, passatemi il termine tanto in voga in questo periodo, per ottenere dei risultati performanti con Lightroom, potendo lavorare e creare più versioni dello stesso file. Ebbene, questa cosa si chiama per l'appunto copia virtuale. La copia virtuale altro non è che una trasposizione dei metadati che abbiamo all'interno della nostra immagine in copie degli stessi metadati, in modo tale che l'immagine originale, il file dell'immagine, il file RAW dell'immagine, dico Roma, potrebbe essere un TIFF, potrebbe essere un JPEG, rimane assolutamente inalterato. Vengono copiati semplicemente i metadati, quindi non abbiamo, se facciamo 20 copie virtuali della stessa immagine, non abbiamo 20 file che pesano tutti 25 mega, ma abbiamo un solo ed un unico file che è quello dell'importazione, e una copia o 20 copie o 50 copie o infinite copie, perché non c'è un limite alla creazione di copie virtuali, che vengono semplicemente generate tramite i metadati. Quindi in realtà quello che abbiamo come ingombro ulteriore nel database di Lightroom è una cosa veramente
piccola, per cui tutto quello che ci troviamo è una leggera aggiunta in termini di peso, ma che nulla ha a che fare con l'ingombro originale del nostro file. Come funziona tecnicamente la creazione di copie virtuali? Molto semplice. Se siete su PC o se siete su Mac, tutto quello che dovete fare è andare sul menu foto e scegliere la voce crea copia virtuale, oppure, come vedete, scegliere la scorciatoia tastiera Shift, cioè il tasto per le maiuscole, e il tasto V della vostra tastiera. Quello che succede dal momento che aggiungiamo una copia virtuale, vedete, dal punto di vista della visualizzazione qui sembra non essere cambiato molto, però nella vista film strip qua sotto alla base del modulo dello sviluppo troviamo delle iconcine della nostra foto che hanno questa sorta di piega volta pagina. Ebbene, questo ci indica che abbiamo una serie di istanze, questo è il termine più giusto per definire una copia virtuale, che ci permettono di definire, di lavorare su appunto tutte queste immagini. Ecco che a questo punto io posso fare un'ulteriore variazione di sviluppo, diciamo che lavoro in questa maniera. Poi dal punto di vista proprio del lavoro vero e proprio che intendo fare sul mio file in questo momento poco importante, mi interessa più che capiate il meccanismo. E una volta effettuato questo, tutte le lavorazioni che ho a disposizione, posso andare a confrontarmele con tutte le altre copie virtuali che ho a disposizione. Voi dite sì, ma copie virtuali, però io poi alla fine ho bisogno di una foto vera e propria. Benissimo, ho bisogno di una foto vera e propria, per cui dal momento che scelgo qual è la mia foto, che la copia virtuale che deve diventare il risultato finale da presentare per esempio in un catalogo o al cliente o comunque in presentazione, non farò altro che esportare la copia virtuale e quella diventerà una vera e propria immagine. Tutto questo può essere gestito però ovviamente con molta più semplicità di quello che vi ho fatto vedere adesso, perché in realtà io come al solito da buon lazzarone amo perdere pochissimo tempo, per cui anche il fatto di navigare tra i menu, spostarmi sul monitor per andare a cercare una voce, oppure anche solo banalmente allungare la manina per andarmi a cercare una scorciatoia di tasti, soprattutto se sono operazioni ripetitive, cioè che faccio di sovente, cerco sempre comunque di trovare una strada che mi semplifichi tutto quanto questo. Ancora una volta, avendo a disposizione la mia bella Intuos 4, utilizzo una delle funzionalità che molto spesso sia i grafici che i fotografi tendono a sottovalutare, che è il menu radiale. Sulla pennina, infatti, c'è sulla pennina di Intuos ci sono due simpatici tastini proprio a portata del pollice, per cui veramente non devo posso dimenticarmi tranquillamente la mano sinistra in questo caso perché non sono mancino, e semplicemente col pollice cliccare su il pulsantino, uno dei due pulsantini sulla penna. Vedete, mi compare questo menu che è assolutamente personalizzabile. Adesso vediamo anche come, per coloro che stanno valutando oltretutto il passaggio da quello strumento diabolico che è il mouse a uno strumento senz'altro più performante, comodo ed ergonomico, quindi sano per il vostro modo di lavorare. Ebbene, avete visto che è comparso questo menu che per l'appunto si chiama menu radiale in sovraimpressione. Qua c'è un copia virt che altro non è che la personalizzazione di questo
di questo punto, vedete, io continuo a cliccarci sopra e continuano a comparirmi copie virtuali su copie virtuali, e tra l'altro lo faccio con la massima serenità, proprio perché in realtà questo non inficia le risorse della mia macchina e lo spazio che ho a disposizione. Come fare per personalizzare questo menu? Molto molto semplice, dovrò andare nelle impostazioni di sistema, se sono su PC andrò sul pannello di controllo, andrò a scegliermi quelle che sono quello che riguarda proprio il menu del il pannello di configurazione della mia tavoletta, andrò sullo strumento funzioni che mi mette a disposizione per l'appunto il menu radiale, associando la personalizzazione ad un'applicazione specifica, in questo caso scelgo Adobe Lightroom 3, e vado a selezionarmi uno qualsiasi dei miei tasti virtuali messi a disposizione nel menu radiale, come vedete in questo caso l'ho associato un po' come abbiamo fatto per gli Express Key in qualche tutorial precedente, quindi se ve lo siete perso andatevelo a rivedere. Non faccio altro che selezionare il tasto libero oppure quello che voglio personalizzare in maniera assolutamente a mia scelta, e vado poi a selezionare nella zona relativa alla funzione il tasto che in questo caso abbiamo detto essere la combinazione di tasti maiuscolo e V. Adesso ricreo di nuovo la scorciatoia per la copia virtuale e do un nome a questa funzione in modo tale che mi compaia nel menu radiale. Diamo un bel ok e a questo punto chiudo nuovamente, sono di nuovo in Lightroom, clicco sulla pennina, sul pulsante della pennina per visualizzare il menu radiale, ed ecco che in un nanosecondo ho a disposizione la possibilità di fare un'ulteriore copia virtuale sulla quale posso lavorare in maniera assolutamente personale, quindi ottenere magari uno sviluppo molto molto particolare. In questo caso sto andando su dei toni più simili al cosiddetto cross processing, che è uno sviluppo che personalmente amo molto e che quindi utilizzo sovente ogni volta che mi è possibile, naturalmente, il tutto con estrema versatilità, velocità e con grande comodità soprattutto. Questo è un fattore che io lo dico sempre un po' scherzosamente, considero fondamentale perché sono pigro. No, non è in realtà solo una questione di pigrizia, ma è proprio una questione di ottimizzazione di tempi e di metodi, perché delle volte risparmiare qualche secondo su un'operazione significa avere a disposizione più minuti, e alla fine della giornata questi minuti diventano delle ore, letteralmente ore in meno che potete passare davanti al computer, oppure ore in più che potete dedicare a fare altro, molto semplicemente. Un'ultima cosa per quanto riguarda Lightroom, questa funzione delle copie virtuali vi consiglio di sfruttarla più possibile, perché anziché impazzire sulla creazione di tanti file e di andare a guardarvi, a esplorarvi prima e dopo continuamente, le copie virtuali vi consentono di passare da una versione all'altra dell'immagine con grande velocità, grande facilità, avendo sempre sott'occhio il risultato del lavoro che state facendo, soprattutto se poi avete non so, come per esempio nelle foto di matrimonio, la necessità di far vedere agli sposini diverse versioni dello sviluppo della foto, che in questo caso non siete costretti a fare grossi passaggi e grosse lavorazioni soprattutto su diverse copie fisiche del file. Torno a risottolineare questo aspetto. In più vi ricordo che se volete farvi un bel regalo di Natale, questo è una cosa alla quale tengo molto, e state valutando
una bella Intus come quella che sto utilizzando io, vi ributto lì questa cosa che adesso con la Intus vi viene regalato anche un bel DVD che contiene, che si chiama Meet the Master, che contiene una cifra veramente spropositata di tutorial, cifra in termini proprio di ore, fatti da i veri guru di mezzo mondo, che vi mostrano un sacco di tecniche inerenti a Photoshop, a Lightroom, a Illustrator, alla grafica, al fotoritocco, a tutta una serie di cose. Io me lo sto gustando piano piano, proprio perché c'è veramente un sacco di roba da imparare, quando dico un sacco vuol dire che c'è veramente sempre e comunque da imparare. Questa è un'altra bella opportunità che mi piace segnalarvi, proprio perché Intus non è solo uno strumento di lavoro così per migliorare la vostra creatività e la vostra produttività, ma in questo caso c'è anche l'opportunità di imparare qualche cosa di più e di implementare ulteriormente la nostra tecnica e la nostra efficienza produttiva e fotografica. Bene, con questo è tutto. Max vi augura non solo pensieri positivi, ma anche un gran bel Natale, non solo da parte mia, ma anche da parte della mia bella tavoletta Intus 4 e da parte di Lightroom. Quindi noi ci diamo appuntamento al prossimo tutorial.